La differenza ci unisce. Sotto questo slogan sono in corso a Riace i mondiali antirazzisti con 100 squadre che si affrontano nei tornei di calcio, pallavolo, basket e beach rugby. Andiamo proprio a Riace allora da Emilia De Simone. Emilia. Un ben trovati ancora da Riace, dove si stanno svolgendo i mondiali antirazzisti. Praticamente sono più di 300 i partecipanti che in 3 giorni giocheranno a calcio, a pallavolo, a basket, a beach rugby, tutti con lo scopo di fare una crociata per l'accoglienza e un'integrazione perfetta. Siamo con Daniela Conti del WISP che ha organizzato l'iniziativa. Un resoconto. Ma direi che siamo molto soddisfatti, il mondiale sta andando alla grande, le squadre sono tutte arrivate, fa molto caldo, però si sta benissimo, abbiamo squadre da tutte le parti d'Italia e poi abbiamo anche squadre che vengono da Londra, da Lipsia, da Vienna, da Innsbruck, e quindi una bella rappresentanza anche internazionale che ci fa molto piacere avere qua. Quindi non sono solo squadre formate da cooperative sociali e d'accoglienza, ma anche gruppi di amici che vogliono seguire queste vostre strade per fare un'accoglienza migliore verso gli immigrati. Assolutamente sì, sono associazioni che lavorano quotidianamente sul territorio, associazioni antirazziste, antifasciste, gruppi di giovani, tanti giovani, questo ci fa molto piacere, che credono che un modello d'accoglienza è possibile e che lo sport possa fare la sua parte come modello di inclusione sociale. Tu sei un coordinatore di una casa di accoglienza di Bologna. Allora, arrivare qua in Calabria, in un paese che è l'icona dell'accoglienza, cosa vuol dire? Vuol dire che comunque che continuiamo a crederci e continuiamo a crederci a quello che stiamo facendo, nel senso che noi abbiamo partecipato anche alle ultime edizioni, da 4 anni che stiamo andando a partecipare sia a Bologna, e noi veniamo da Bologna e ci crediamo ancora, quindi per noi anzi è una soddisfazione in più. Tu arrivi dal Mali, cosa vuol dire lo sport per te? Lo sport secondo me è una bella cosa, prima cosa è buona per la salute, perché mi piacerebbe fare un grande giocatore ancora, quindi è per quello che sono venuto ancora per giocare, ma per dimostrare contro i razzisti, anche i fascisti. Ok, grazie, da Riace è tutto, voi la linea.